Sculture di grandi dimensioni, installazioni complesse accanto a produzioni minori, capolavori ed alcuni inediti, per un totale di 100 opere esposte nella grande mostra personale che il Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza dedica ad uno dei più grandi artisti italiani del secondo Novecento, Mimmo Paladino. Dal 25 maggio al 7 ottobre sono proprio suggestivi spazi museali faentini ad ospitare il coinvolgente percorso espositivo dell'artista Paladino, le cui opere sono collocate in permanenza in alcuni dei principali musei internazionali, fra cui il Metropolitan Museum of Art di New York. Direttrice Casale, Paladino Ceramiche, si è parlato di un coinvolgimento diretto ed immediato del visitatore, di una mostra imperdibile, di un felice connubio con la città di Faenza. Qual è l'importanza di questa grande mostra personale? Questo è l'evento più importante dell'anno per il MIC, quindi un omaggio ad un grande artista contemporaneo, un artista che è entrato nella storia dell'arte contemporanea già ai tempi della transavanguardia. Cito questo perché nel 2010 il MIC ospitò la prima mostra di un artista della transavanguardia che era Cucchi, l'anno scorso ci fu Kia e quest'anno chiudiamo appunto il ciclo con Paladino. Paladino è un artista che ha lavorato la ceramica, ha iniziato nell'83, infatti in mostra c'è un pezzo praticamente inedito che lui non ha voluto mai esporre, ma che per l'occasione, visto che si tratta di una sorta di percorso nella ceramica e nella sua scuola, cultura, abbiamo voluto e abbiamo fortemente richiesto. E inizia a lavorare la ceramica nel 93 grazie a questo incontro con la bottega Ceramica Gatti su invito del gallerista Emilio Mazzoli. Quindi fu un evento molto importante perché lui trovò in questa materia una delle sue massime espressioni, che in questi 20 anni hanno sempre avuto quel che di sperimentazione, di ricerca continua, sia delle forme che dello stesso materiale, perché bisogna dire una cosa importantissima, che Paladino sperimenta continuamente, crea dei nuovi colori, crea dei miscugli tra il vetro, la polvere di marmo, la terra, e quindi ogni sua opera è unica e indefinibile dal punto di vista anche tecnico. A volte nell'interscrivere abbiamo dovuto mettere tecnica mista perché non sappiamo effettivamente di che cosa qual è stata la resa. Il percorso che abbiamo scelto in mostra è un percorso realizzato appunto con l'artista, che inizia dall'esterno del museo con questi 3 dischi imponenti che accolgono il visitatore, poi passa nel cortile interno con la grande torre che è un po' il simbolo della magnificenza di Paladino anche dal punto di vista architettonico, perché lui ha fatto molte opere anche nell'ambito architettonico, e poi all'interno della mostra ci sono piccoli formati, grandi formati come appunto il treno che è questo grande allestimento fatto dei suoi materiali. Io ho sempre parlato del treno come un prontuario iconografico di Paladino, dove ci sono i piedi, dove ci sono i volti, i fucili, le tegole, le ciotole, quindi un prontuario anche popolare, perché poi lui attinge da tanti riscontri, è un artista che conosce molto bene la tradizione, che conosce molto bene la storia dell'arte. E dicevo nel mio testo che lui attinge all'arte etrusca, all'arte sannita e in pieno clima mediterraneo, quindi è un grande, grande artista. Yeah.
la sua arte Palladino si oppone alla ricerca di un senso ulteriore, così è stato chiamato, ad ogni lettura narrativa. Come si deve porre quindi il visitatore davanti alle sue opere? No, assolutamente con la libertà di chiunque visitatore guardi un'opera d'arte, soprattutto, come dire, lasciarsi sorprendere se si riesce a sorprendere, e ovviamente anche cercare delle sue letture, che sono a prescindere di quello che magari un artista non sempre, come dire, riesce o vuole sottolineare. Si presenta una cosa così e questa evoca altre cose. In linea di massima, quali riflessioni portano le sue opere, che vedono un dialogo fra pittura, scultura, cromatismi essenziali, primari? C'è l'intento di trasmettere qualcosa o c'è proprio completa libertà? No, l'intento di trasmettere l'emozione che forse l'artista stesso può provare quando esce, parlando sempre di ceramica, un oggetto dal fuoco, e quindi già c'è una forma. E poi sicuramente sperando che, come dire, che possa cogliere anche uno spettatore lo stesso sentimento, insomma. Ovviamente dietro poi ci sono altre possibili letture poetiche, fantasiose, ma assolutamente libere. Non c'è un codice né di lettura né di obbligo di lettura, insomma. Lei che è un artista affermato, come vede oggi il ruolo dell'artista e il ruolo dell'arte al giorno d'oggi? Ma io credo che il ruolo non sia mai cambiato, insomma. L'arte ha comunque avuto sempre un luogo sia di, come dire, registrazione di una sorta di società, di momento storico, ma soprattutto con la capacità di andare oltre il proprio momento storico, insomma. Questo è dimostrato anche da tantissima arte antica che ancora oggi riusciamo a guardare con un interesse contemporaneo, insomma. Le sue opere sono un po' in tutto il mondo. In Italia si deve fare di più? Che differenza si può fare per quanto riguarda la cultura? Beh, in Italia c'è una grande voglia di far cultura e ci sono dei luoghi tipo questo che veramente, come dire, fanno enorme fatica affinché questo continui ad essere. L'Italia ha un enorme patrimonio antico, ma anche moltissimi artisti viventi, bravi, e forse questo riesce poco a veicolarli, insomma. I giovani hanno molte difficoltà, però io credo che comunque un artista non debba pensare di nascere e vivere nel suo paese. Il destino degli artisti è anche quello di spostarsi per il mondo, insomma. Presidente Rivola, come si colloca nell'offerta museale del MIC qui a Faenza? Ricordiamo, riconosciuto dall'UNESCO come monumento, testimone di una cultura di pace, questa nuova importante mostra Palladino Ceramiche. Beh, oltre a questa edizione l'UNESCO ne ha dato un'altra, ha detto: voi siete i rappresentanti dell'arte ceramica nel mondo, e credo che Palladino sia un personaggio di carattere mondiale, non appartiene più all'Italia, tantomeno Faenza, anche se, avendo iniziato concretamente l'esperienza ceramica con la Bottega Gatti di Faenza, che ringrazio, anzi la dovrebbero ringraziare tutti, perché un personaggio del genere credo che meriti, anche perché è un personaggio che fa di tutto, cioè dalla pittura alla scultura, alla scenografia, non gli manca nulla però di... E credo che ospitarlo in questo museo, riconosciuto appunto dall'UNESCO in questi termini, fosse un atto dovuto, direi, per un artista di altissimo livello. Tra l'altro è bene che tutti sappiano che questa mostra è possibile grazie all'impegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, grazie all'impegno della Banca di Romagna, che ringrazio quindi, perché senza di loro non era possibile assolutamente fare una mostra di questa natura, che penso, spero, verrà visitata da molte persone, perché in effetti chi ama l'arte ceramica, ma l'arte in generale, direi, qui trova di che sostenere le proprie convinzioni, tutto qui. Assessore Isola, l'arte di Mimmo Palladino al Museo Internazionale delle Ceramiche è un valore aggiunto, un arricchimento all'offerta culturale del territorio, soprattutto della città di Faenza.
Assolutamente, una mostra di livello quantomeno nazionale che conferma la funzione internazionale di questo museo, che da un lato riesce a essere un centro dinamico, un centro culturale, un luogo di conservazione del grande patrimonio mondiale della ceramica, dall'altro riesce a proporre mostre autentiche, originali, che solo qui possono accadere. Questo credo è la grande forza. Mimmo Paladino, che racconta il suo percorso legato alla ceramica nella città dove sviluppa e realizza la ceramica, quindi solo qui può accadere in questo senso. È la città dove da anni Paladino viene a lavorare con questo straordinario materiale, e direi che da in queste terre, in questa città, ha elaborato i progetti che oggi vediamo, progetti importanti che hanno una forza, una capacità di dialogare con la comunità, il dibattito culturale e artistico europeo, ma io credo che una delle grandi forze di Paladino sia stata quella di avere contribuito in questi decenni a costruire i codici, i canoni attraverso i quali noi oggi leggiamo l'arte del nostro tempo. Una riflessione: quanto è ancora importante la cultura, e in questo caso la ceramica, qui a Faenza? Ma è fondamentale. È chiaro che non è possibile pensare ad attraversare una crisi senza un investimento di energie, oltre che economico, nella creatività, nell'elaborazione di contenuti, nella cultura, nella conoscenza. Sono categorie che fanno parte dell'oggi e del domani. Non possiamo superare la crisi senza un pensiero nuovo, un pensiero forte. È chiaro che nell'immaginario collettivo, nella situazione di crisi, assistiamo a tante spinte di caratteristica materiale che mettono in discussione tutto ciò che è immateriale, quindi apparentemente improduttivo. Noi dobbiamo evitare queste scorciatoie, questi luoghi comuni, e dobbiamo cercare di affrontare e affermare invece il fondamento, come ci dice il Presidente della Repubblica ogni volta che interviene, della cultura nella creazione di un pensiero, di una società matura. Ovviamente dobbiamo farlo nel contesto nel quale siamo, un contesto molto difficile, e per farlo veramente dobbiamo essere in grado di aggiornare gli strumenti, i linguaggi del nostro mondo culturale, le istituzioni, per renderle più permeabili alle trasformazioni della nostra società e renderle incisive rispetto al nostro contesto. I codici e gli strumenti del passato non riescono più a stare in piedi e avere quella forza che oggi, della quale oggi c'è bisogno. Quindi il nostro compito è, da un lato, mantenere la centralità della cultura, dall'altro aggiornare gli strumenti e renderli compatibili con questo scenario. Francesco Pinoni, direttore della Banca di Romagna, Banca di Romagna che sostiene, appoggia la cultura, in questo caso Paladino Ceramiche qui al MIC. Sì, è una grande mostra di uno dei massimi artisti viventi italiani, un grande museo, e quindi è nella nostra città, e quindi Banca di Romagna non poteva non esserci. Tra l'altro per la banca è un ritorno, perché qualche anno fa avevamo fatto una mostra in collaborazione col MAR di Ravenna di alcune opere del maestro Paladino, quindi era assolutamente necessario essere vicini al MIC in un momento difficile come questo, aiutandoli e partecipando attivamente. Un importante contributo arriva dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna. Presidente Gualtieri, un sostegno, un appoggio che va oltre alla cultura in sé per sé, si punta anche a una promozione, a una sorta di promozione del territorio. Certamente oggi c'è una polemica, no, promossa soprattutto nel Sole 24 Ore sul valore dell'arte, sul valore della cultura, che dovrebbe rilanciare un concetto che dovrebbe essere acquisito da tutti. L'arte e cultura sono un elemento importante, diciamo, intanto per rendere consapevoli le popolazioni della loro storia, del loro passato, della capacità di espressione di coloro della loro popolazione che hanno trasmesso qui a Faenza. Cioè, è vero, una ricchezza incredibile nel campo della ceramica, e quindi bisogna fare in modo che questo patrimonio venga conosciuto, che venga possibilmente fruito, e noi cerchiamo di fare così, cioè di sostenere il MIC, come del resto a Ravenna e a Lugo altre iniziative, perché il territorio deve essere consapevole di questa ricchezza e quindi anche investire.